Finisce Cosenza Brescia. All'anno scorso avevamo una rimonta del Brescia, oggi ci riprova il Cosenza invece con Baez, uno degli uomini più attivi lì davanti. Cosenza che passa in svantaggio a fine primo tempo in una partita che era stata ben gestita da entrambe le squadre. De Sena sfrutta un errore della difesa del Cosenza dopo una serie di rimpalli di testa a due passi, spiazza Vladimiro Falcone. Dopodiché, nel secondo tempo, cambia la storia perché il Brescia ha più fiducia e può gestire il gioco, imposta sempre di più dal basso e mantiene il pallino del gioco. Cosenza quindi che deve aspettare le ripartenze, ma comunque resta letale. La velocità di Carretta, la potenza tecnica e fisica di Baluli sono due armi importanti che Occhiuzzi conosce bene. Alla fine però è sempre il Brescia a spuntarla perché con una sorta di contropiede, che è anche errato dirlo così, con un'impostazione veloce dal basso, la palla finisce a Jagiello che da una trentina di metri spara un volley, spiazza Falcone ed è 2-0 Brescia. Cosenza poi che ci riprova sempre con Baluli. Prima una volta Joronen mette una pezza, poi la seconda volta è un tira a giro dove neanche il portiere finlandese può nulla. 2-1 il Cosenza che ci crede, Cosenza che prova in tutti i modi. Nell'ultimo minuto sa neanche Vladimiro Falcone, commette un fallo in area per una volta che, dopo che aveva parato due rigori in campionato, poteva prendersene uno da attaccante vero, poi in realtà combina un mezzo pasticcio in area. Per il resto comunque Cosenza che rimane ancora a 5 punti, a 0 vittorie in campionato. Brescia invece mette il turbo con Diego Lopez, che oggi ha fatto una partita molto intelligente dal punto di vista tattico. Una penalità è stata inflitta forse al Brescia, quello del fatto che Ndoye è uscito in barella ed è stato un infortunio secondo me pesante, visto che era stato uno degli uomini più pericolosi nel primo tempo. Bene De Sena, che secondo me è il vero condottiero lì a centrocampo per i nuovi arrivati. La Boica, un grande giocatore che ha fatto molto bene fin qui, è stato pagato tanto, ma è una scommessa vinta perché oggi ha fatto una partita degna di nota. Poi la difesa comunque si è comportata bene. Papetti è un gioiellino, classe 2002, esperienza da veterano da vendere. Joronen non è un portiere da Serie B, lo sappiamo bene. L'anno scorso è stato grande protagonista, lo è anche oggi. Cosenza, che è una squadra molto umile, mantiene l'umiltà e ci ha provato fino all'ultimo. Ovviamente sono due percorsi di squadre completamente diversi: uno è il Brescia che deve puntare a risalire in A perché l'organico c'è, l'altro è il Cosenza che deve puntare a salvarsi come tutti gli anni. Detto ciò, ci sono delle note positive anche per il Cosenza, perché comunque Baluli è un talento da sfruttare, perché azioni del genere come l'ha creato oggi non si creano per caso. Carretta è un punto fisso a cui ripartire insieme a Baez, che sono due ali molto pericolose. Lì davanti Borrelli ha faticato e secondo me manca una punta alla Rivière, che oggi forse poteva risolverla. Poi ovviamente Baez ne spreca una negli ultimi minuti, comunque vicino all'80esimo, però per il resto partita perfetta quella dell'uruguaiano. Poi detto ciò, in difesa c'è poco da dire, i due gol non sono sicuramente, anzi il primo forse c'è la responsabilità di Legittimo e Schiavi, mi sembra, e poi sul secondo è una botta da fuori dove nessuno può nulla. Detto ciò, lascio la parola a voi, mi raccomando, commentate qui sotto e iscrivetevi al canale. Bella!